Buongiorno, siamo a Porto Tolle per la presentazione di questo libro di Patrizia Ferrante, Vivrò per sempre, un libro importante, un libro d'amore fondamentalmente. Lei è di Rovigo, intanto facciamo un po' di biografia, insegnante? Ex. È un libro intimo, nel senso che lei parla di una grandissima storia d'amore, la storia d'amore con suo marito. Quanto è difficile mettersi a nudo in un libro? Di solito è una prerogativa della poesia. Sì, è vero, però non lo so, ma io ho visto in questo libro un disegno della provvidenza, che mai avrei immaginato di poter scrivere un libro, però dopo la mancanza di mio marito, tutto quello che lui mi ha lasciato, tutti i valori e tutto ciò che ha formato la nostra vita, ho deciso, o meglio, oserei dire, stata obbligata a scriverlo per poterlo far conoscere alle persone e far capire che anche attraverso il dolore si può rinascere e da un forte dolore può nascere anche uno tra i fiori più belli, che è dato dalla speranza. La scrittura può essere anche una maniera per metabolizzare il lutto? Sicuramente sì, è stata terapeutica, lo era, lo è, lo sarà sempre.